Una luce fioca che si fa largo tra le tenebre e un palpito che diviene battito. Con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale, Papa Francesco inaugura la solenne veglia nella notte santa di Pasqua, durante la quale amministra i sacramenti dell'iniziazione cristiana a 11 neofiti. Il dolore e l'abbattimento che provano le donne andando al sepolcro è lo stesso impresso oggi nei visi di quanti vedono la vita sepolta sotto il peso della corruzione, sotto l'egoismo quotidiano che crocifigge e seppellisce la speranza, sotto la burocrazia paralizzante e sterile che non permette che le cose cambino. Ma il Figlio di Dio apre un nuovo orizzonte e inaugura il tempo della misericordia. Cristo risorto offre una vita nuova ai tanti volti che hanno seppellito la speranza, hanno seppellito i sogni, hanno seppellito la dignità. Con la risurrezione Cristo non ha solamente ribaltato la pietra del sepolcro, ma vuole anche far saltare tutte le barriere che ci chiudono nei nostri sterili pessimismi, nei nostri calcolati mondi concettuali che ci allontanano dalla vita. Il rito del Resurrexit domenica mattina annuncia nuovamente al mondo che la risurrezione di Cristo non è una fantasia, non è una festa con tanti fiori, ma un fatto reale che cambia l'esistenza. In questa cultura dello scarto, sottolinea Papa Bergoglio, dove quello che non serve prende la strada dell'usa e getta, quella pietra, Gesù, è scartata ed è fonte di vita. E anche noi, sassolini per terra, in questa terra di dolore e di tragedie, con la fede nel Cristo risorto abbiamo un senso. I sassolini che credono e si attaccano a quella pietra non vanno scartati, hanno un senso. E con questo sentimento la Chiesa ripete, ma da dentro del cuore, Cristo è risorto. Gesù Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e della morte e ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, ma ancora oggi sono tante le forme di oppressione che gravano sulle spalle di tanti. Ferite che Papa Francesco enumera nel messaggio pasquale dalla loggia centrale della Basilica Vaticana. Il pastore risorto si fa compagno di strada di quanti sono costretti a lasciare la propria terra a causa di conflitti armati, di attacchi terroristici, di carestie, di regimi oppressivi. A questi migranti forzati, egli fa incontrare dei fratelli sotto ogni cielo. Ancora una volta il Pontefice richiama le nazioni ad avere coraggio e intraprendere cammini di pace, anzitutto nella martoriata Siria, vittima di una guerra che non cessa di seminare orrore e morte, così come in tutto il Medio Oriente. Non manchi la vicinanza del Buon Pastore, e prosegue Papa Francesco, alle popolazioni del Sud Sudan, del Sudan, della Somalia e della Repubblica Democratica del Congo, e sostenga gli sforzi di quanti, specialmente in America Latina, si impegnano a garantire il bene comune delle società. E questo mirabile mistero di salvezza, capace di trasformare i cuori e la vita, rimarca il Pontefice prima della Regina Celi del lunedì dell'Angelo, non può essere tenuto al chiuso, nascosto, ma deve essere annunciato con gioia, affermando il valore della vita. Saremo uomini e donne di resurrezioni, uomini e donne di vita, se in mezzo alle vicende che travagliano il mondo, ne sono tante oggi, in mezzo alla mondanità che allontana da Dio, sapremo porre gesti di solidarietà, gesti di accoglienza, alimentare il desiderio universale della pace,